Posso solo dire due cose. La prima è che, se vuole, poi glielo riporto il programma del centrodestra, così lo leggiamo insieme lo conosco, e vediamo. Lo no, perché bene, vede, nel grazie. Programma del centrodestra si parlava di una crescita di questo paese non basata sul consumo, che è quello che state sostanzialmente facendo voi, ammesso che i 780 euro del reddito di cittadinanza possano produrre un consumo. Sta sviando dalla legge Fornero da altri temi. Le spiego qual è il programma del centrodestra. Allora, non ne ho bisogno. Vabbè, glielo ricordo. Allora, lo ricordo a chi ci ascolta. Sì, detto, lo ricordo a me stessa. Facciamo così siamo tutti sereni. Allora. A questo aggiungerei che prima parlava degli investimenti, delle infrastrutture, mi viene così in mente la TAP adesso. Però la TAP ci arriviamo dopo, restiamo un attimo sulle pensioni. Non stiamo sviando, l'ho tirato fuori io il discorso, quindi si figuri se svio. Detto questo, però, allora il problema è capire che tipo di Italia vogliamo e dove la vogliamo portare questa Italia. Allora, proprio perché chiunque sa che noi non facciamo una opposizione a prescindere, quindi facciamo una opposizione sui provvedimenti. I provvedimenti sull'immigrazione noi siamo stati i primi ad aiutare Salvini, perché è la nostra posizione. Ora però, se mi venite a dire che io aiuto il sud Italia e quindi affronto la questione meridionale, ammesso che oggi si possa ancora parlare di questione meridionale, con i 780 euro, io sono di Taranto, io sono del sud, al sud ci vivo. Adesso vediamo come sono i centri per l'impiego. I ragazzi del sud non hanno bisogno della mancetta. Arriviamo anche al reddito. Di investimenti. Arriviamo anche